Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Mi trovo in questo momento a Genova davanti a questo bellissimo monumento, un monumento dedicato a Cristoforo Colombo e alla patria. Questo monumento mi ha dato spunto per fare una riflessione oggi arrivando qua, trovando un monumento così ricco di simbolismo patriottico come sono queste figure scolpite, lì abbiamo anche i rostri in cima abbiamo a trionfare questo personaggio leggendario che è Cristoforo Colombo e tutto questo dedicato al rigore della patria. Ecco, oggi arrivando qua ho avuto proprio lo spunto di fare una riflessione personale perché effettivamente vivendo all'estero da più di 20 anni, ritornando in Italia ho scoperto che la patria non esiste più perché in questi posti arrivi di mattina e trovi solamente facce che non rispettano più quello che è il senso della patria. Trovi qui tutte quelle facce che nel gergo si potrebbe dire che sono quelli disposti a vivere per un pugno di riso. Arriva qui gente disperata, disposta a vivere in qualsiasi condizione. Questa gente entra in competizione col mondo del lavoro, con tutto il sistema Italia, ci mette in competizione con gente disperata, alla fine il risultato è che gente come me è stata costretta ad abbandonare il paese perché non ha più niente da offrirti. Quel poco che offre lo sto offrendo probabilmente alla gente disperata perché per la gente disperata trovare un posto dove l'unico sollievo è che non esiste uno stato di guerra, è già poter prendere tanto, però effettivamente qui, questa città qua, Genova, mi ha sorpreso perché non vedi italiani, cioè arrivi qui di mattina, adesso sono quasi le 11 e qualche cosa, non vedi italiani o quei pochi che vedi in giro sono in stato molto precario. Sono i cosiddetti indigenti, gente che vive di speranza. Ecco, questo è il messaggio che volevo dare, un messaggio sul fatto che questo monumento qui è fuori luogo, non ha nulla a che vedere, parlare di patria in questa città qua dove non c'è più l'italiano, non esiste più l'italiano. Ci sono, chiudo queste immagini con questi piccioni che stanno morendo. Ecco, questi sono gli unici italiani che troviamo qua, i piccioni che stanno morendo sono lì. E questi sono, simboleggiano la situazione Italia. Ok ragazzi, un caro saluto a tutti e ci vediamo alla prossima.